Sono stati fatti 3 anni di sperimentazione con l'università di Perugia per identificare il tipo di miscuglio che si adattasse più all'areale nazionale, diciamo. Quindi sono 7 essenze che a seconda del pH del terreno e altri terreni più pesanti o più sciolti comunque si adattano, 2-3 varietà più, 2-3 varietà meno, ma comunque si adattano all'ambiente nazionale, con poi vedremo delle possibili variazioni sul tema per areali particolari. Questo, diciamo, è il progetto base. Quindi, dicevo, 3 anni di sperimentazione per arrivare a questo miscuglio che si è rivelato quello migliore nell'ambito dei 13-14 che abbiamo identificato, fatto con delle essenze che hanno una produzione di nettare e polline altissima. Nel senso, ci siamo preoccupati di avere in una piccola superficie una produzione di nettare e di polline importante. Calcolate che la produzione di nettare e polline per la fruttività viene calcolata da 1 a 10, tutte queste essenze che voi vedete c'hanno da 8 a 10. Quindi io dico, è una mangiatoia naturale per gli insetti e per gli uccelli. Quindi in poca superficie cercare di dare una produzione importante. Abbiamo 6 anni di sperimentazione come risultato su questi campi, dal 2009 al 2014, sia sugli uccelli che sui cronidi. Abbiamo avuto degli incrementi medi del 1500% per i pronovi, per i cluster di pronovi principali che sono le api solitarie, le api, l'apis mellifera, i sirfidi, i bombi ed altri, quindi incrementi importanti. Quindi dove nelle aziende agricole con Operation Pollinator era presente 15 insetti, nelle aziende agricole vicine senza Operation Pollinator, con lo stesso con le stesse colture c'era un insetto, 1 a 15. Per gli uccelli abbiamo degli incrementi del 6-700%, quindi un uccello nell'azienda dove non c'è Operation Pollinator, 7-8 nell'azienda dove c'è Operation Pollinator. Questo in rilievi settimanali per 4 mesi, da diciamo al mese di aprile fino a settembre. L'agricoltore è restio a metterle dentro all'azienda agricola, nel senso che poi è difficile, le vede come infestanti e non le accende. Questo miscuglio, questo progetto Operation Pollinator è dentro il PSR dell'Umbria e delle Marche, forse anche dell'Abruzzo, per cui gli agricoltori che utilizzano questo sistema Syngenta hanno un contributo importante, perché è intorno ai 1340 euro a ettaro per 5 anni. Bene, si semina una volta solo, questi campi durano per 5-6 anni. Adesso, allora, si semina una volta sola, possibilmente in settembre, va fatto uno sfaccio all'anno minimo in questo periodo, questo è un campo che fa 10-15 giorni, finita la fioritura chiaramente, va sfalciato, ricalcia e rifiorisce fino a settembre. Negli areali più umidi si può fare anche un ulteriore sfalcio, l'importante è che si aspetti che le specie siano a fine fioritura, perché l'attrattività per gli insetti è nel periodo della fioritura. Se lo tagliamo troppo in anticipo, come si fa generalmente per la fienagione normale, io dico sempre, è come se imbandiamo la tavola con quel piatto di pasta asciutta fumante, poi quando gli insetti arrivano per mangiarsi, gliela tagliamo e poi glielo portiamo via. E c'è un effetto molto più negativo che se non ci fosse niente, perché comunque le colonie di insetti vedono che comunque ci sarà da mangiare, quindi stimolano la riproduzione, poi uno taglia il campo e questi si trovano già magari con delle larve già nate, e per cui c'è un tracollo della popolazione.